Ciao, io sono Jack. Vedete quei bambini? Quello magrolino laggiù sono io. E quello è Chuck, il bullo della scuola, un tipo tosto. Eravamo in classe insieme. Io ero un secchione e il cocco della maestra. Chuck, siccome era un bullo, finiva sempre in punizione. Un giorno ho incontrato lui e i suoi amici vicino a scuola. Mi hanno chiuso in un angolo perché ero bravo in matematica. Ti credi tanto intelligente? Ti daremo una lezione. Chuck si è avvicinato e io sono scappato. Mi aveva quasi preso quando accanto a lui è apparsa una bambina. L'avevo già vista a scuola, aveva la nostra età. Lei mi ha preso per il braccio e ha iniziato a trascinarmi via. Abbiamo svoltato in un vicolo e ci siamo nascosti in un edificio. Ci siamo ritrovati in un ufficio. Mia mamma lavora qui, quindi non ci cacceranno. Comunque io sono Kerry. Jack, piacere, grazie per l'aiuto. Nessun problema, Chuck prende di mira anche me. Ma ha paura perché mio padre è il preside. Da quel giorno siamo diventati amici. Kerry non era meno secchiona di me. Eravamo compagni di laboratorio, facevamo i progetti di scienze insieme, passavamo il tempo leggendo in compagnia. Nel frattempo, il gruppetto di Chuck è diventato sempre più forte. Cercavano di infastidirci quando il preside non era nei paraggi. Un giorno ci siamo stancati e abbiamo deciso di rispondere ai loro attacchi. Kerry aveva ricevuto in regalo un libro che conteneva degli esperimenti divertenti. Abbiamo trovato gli ingredienti per crearne uno e abbiamo realizzato una miscela effervescente. Kerry è andata da Chuck, vicino all'entrata della scuola. Ehi, Chuck, scommetto che non riesci a prendermi. Chuck e i suoi amici l'hanno rincorsa. Io mi stavo nascondendo dietro l'angolo quando si sono avvicinati. Ho aperto la bottiglia contenente la miscela e gliel'ho versata addosso. Quegli idioti sono stati investiti da un getto di schiuma. Chuck è scivolato ed è quasi caduto. Gli altri si sono sfregati gli occhi e hanno iniziato a sputare la schiuma. È stato bellissimo! Ecco che cosa vi succede se ci date fastidio! Ovviamente dopo quell'episodio Chuck voleva vendicarsi, ma era troppo stupido per pensare a un piano intelligente e si è limitato a infastidirci. Il preside se ne è accorto e ha punito il gruppetto. Un giorno io e Kerry abbiamo visto una coppietta baciarsi in mezzo alla strada. Oh, che schifo! Secondo me è bello! Quando cresceremo anche noi avremo un fidanzato o una fidanzata. Una fidanzata? Certo, tu troverai una ragazza che ti piace e io un ragazzo. Ehi, facciamo un patto. Se non ci innamoriamo di nessuno prima dei 17 anni, ci mettiamo insieme. Ci siamo stretti la mano e abbiamo fatto un giuramento. Ovviamente era solo un gioco tra bambini, ma nessuno si aspettava quello che è successo dopo. Siamo cresciuti e siamo andati alle superiori. Guardate, vedete quel ragazzo muscoloso laggiù? Bel tipo, vero? Quello è Chuck. Quell'idiota è in ottima forma e le ragazze lo seguono ovunque. Mentre quel ragazzino in fondo al vicolo sono io. Invece Kerry è cambiata un sacco ed è diventata bellissima. Non so quando me ne sono accorto per la prima volta. Un giorno l'ho guardata e ho notato quanto era bella. Ho nascosto i miei sentimenti per lei perché non volevo rovinare la nostra amicizia. Un giorno ci hanno avvisati che a scuola avrebbero organizzato un evento per San Valentino. Diversi studenti si sono vestiti da Cupido e hanno consegnato i bigliettini ai destinatari. I bigliettini erano anonimi. Io e Kerry pensavamo che fosse una cavolata e non abbiamo mai preso parte a niente di simile. Ma quella volta è andata diversamente. Durante l'intervallo ho visto Kerry seduta sul davanzale. Stava scrivendo qualcosa e sembrava entusiasta. Quando mi sono avvicinato, lei ha coperto il bigliettino con un libro. Cosa nascondi? Per qualche motivo Kerry mi è sembrata in imbarazzo. Niente di importante, mi sto preparando per la lezione. Sono stato cauto, stava sicuramente nascondendo qualcosa, anche se di solito ci dicevamo tutto. Dopo le lezioni stavo aspettando Kerry sotto al portico della scuola, come sempre, quando all'improvviso l'ho vista da una finestra. Stava parlando con un ragazzo vestito da Cupido. Ho guardato meglio e non sono riuscito a credere ai miei occhi. Kerry gli stava dando un biglietto di San Valentino. Dannazione, si era innamorata di qualcuno. Quando Kerry è uscita da scuola, mi sono nascosto dietro l'angolo. Mi ha aspettato per un po' e poi se n'è andata. Sono rientrato a scuola di corsa e ho trovato il postino a lato. Devi darmi il biglietto di San Valentino che quella ragazza ti ha appena consegnato. È contro le regole, i biglietti sono anonimi. Avrei voluto afferrarlo per il colletto e spaventarlo un po', ma ahimè, non ero Chuck. Non avrei spaventato neanche una mosca. Mi sono rigirato tutta la notte nel letto e non riuscivo a prendere sonno. Quando si era innamorata? La mattina seguente siamo andati a scuola insieme. Kerry sembrava pensierosa e non mi ha nemmeno chiesto perché il giorno prima ero tornato a casa senza di lei. Il gruppetto di Chuck era fuori da scuola. Si stava vantando del fatto che aveva ricevuto un sacco di bigliettini di San Valentino.
Diverse ragazze gli ronzavano intorno tutti i giorni, quelle sfigate pendevano dalle sue labbra. Volevo prenderlo in giro insieme a Carrie, ma poi ho notato qualcosa di strano. Lei lo guardava esattamente come lo guardavano le altre. Ho ripensato subito a certi episodi, Carrie seduta sul davanzale mentre scriveva qualcosa, il bigliettino che ha dato a Cupido. No, non poteva essere! Anche lei si era innamorata di quell'idiota di Chuck! Dopo scuola le ho chiesto di venire da me e ho cercato di scoprire la verità. Ascolta, non prenderti male, ma mi è sembrato che tu abbia mandato un bigliettino di San Valentino a Chuck. Credevo che Carrie scoppiasse a ridere e mi insultasse, ma è arrossita e ha abbassato lo sguardo. Sai, non credo che sia poi così male. Ero sconvolto! Stiamo parlando dello stesso Chuck! Carrie ha sospirato. L'amore è un sentimento incontrollabile. Lo capirai quando incontrerai una ragazza che ti piace. Sapevo benissimo come funziona l'amore, ma ovviamente non le ho detto nulla. Non è finita lì. Carrie era ossessionata da Chuck, cercava di incontrarlo nei corridoi e si è unita al club di calcio di cui lui faceva parte. Ma la cosa peggiore era che continuava a mandargli dei bigliettini anonimi in cui gli confessava il suo amore. Chuck la prendeva in giro più di chiunque altro, ma lei non sembrava notarlo. Un giorno, Carrie mi ha chiesto un consiglio. Credi che dovrei parlargli dei miei sentimenti? Sei impazzita! Stiamo parlando di Chuck, ti prenderà in giro! Ho cercato di convincerla per tutto il giorno, alla fine Carrie ha detto che avevo ragione e mi sono calmato. Ma come ho scoperto in un secondo momento, non avrei dovuto. Dopo scuola mi ha chiesto di non aspettarla. Ho delle lezioni extra di francese. Mi è sembrato strano, Carrie non aveva problemi in francese, non era mai rimasta a scuola dopo le lezioni. Ho finto di andarmene e poi sono tornato indietro. Mi sono diretto verso l'aula di francese e ho dato una sbirciatina senza farmi vedere. Chuck era seduto accanto a Carrie! Probabilmente era finito in punizione e Carrie aveva colto l'occasione per passare più tempo insieme a lui. Poi il prof si è alzato dalla sedia ed è uscito dall'aula. Ho avuto giusto il tempo di nascondermi dietro l'angolo. Dopodiché sono tornato alla mia postazione e ho visto Carrie prendere un bigliettino. Stava per darlo a Chuck. Che stupida, l'intera scuola avrebbe riso di lei. Non potevo permetterlo e sono entrato nell'aula di colpo. Chuck mi ha fissato sorpreso. Carrie si è fermata con il bigliettino in mano. Mi sono seduto accanto a lei e in quel momento è tornato il prof. Jack, che cosa ci fai qui? Volevo un chiarimento prima della verifica di domani. Alla fine ho dovuto ascoltare la spiegazione di un argomento che già conoscevo. Quando la lezione è finita, Carrie ha improvvisamente chiamato Chuck e gli ha dato il biglietto. Ho provato a fermarla, ma non ho fatto in tempo. Sono diventato di pietra e ho guardato in silenzio Chuck mentre lo apriva. No, aspetta, leggilo a casa, per favore. Credeva davvero che l'avrebbe ascoltata. Per mia grande sorpresa, Chuck ha annuito e si è messo il biglietto in tasca. Il giorno seguente ero pronto a difendere Carrie nel caso in cui Chuck si fosse preso gioco di lei. Avrebbe parlato a tutta la scuola della sua confessione, mentre stavo percorrendo il corridoio sentivo che tutti stavano parlando di loro. Le ragazze stavano sussurrando qualcosa e persino i ragazzi sembravano sorpresi. Ma certo, la figlia del preside si era innamorata del bullo della scuola. Prima delle lezioni, Carrie beveva sempre un caffè al bar della scuola. Sicuramente era seduta lì tutta sola e stava piangendo. Mi sono precipitato al bar per consolarla, ma quanto pare mi ero sbagliato. Carrie era al bar, ma non era da sola. Chuck era con lei. Si tenevano la mano e si guardavano con occhi innamorati. Ecco perché tutti stavano parlando di loro. Chuck ricambiava i suoi sentimenti. Come era possibile? Non riuscivo a crederci. All'improvviso Carrie mi ha visto e mi ha salutato con la mano, invitandomi a sedermi con loro. Certo, come no? Mi sono voltato e me ne sono andato. Durante la pausa successiva, Carrie mi ha raggiunto in classe. Credevo che stesse cercando Chuck, ma voleva parlarmi. Siamo usciti in corridoio e Carrie mi ha detto quanto era felice. Chuck ricambiava i suoi sentimenti da diverso tempo, aveva paura ad ammetterlo e l'aveva presa in giro per non destare sospetti. Perché sei così deluso? Dovresti essere felice per me! Ho forzato un sorriso e ho finto che andava tutto bene, anche se in realtà ero tristissimo. Non mi ero mai dimenticato del nostro accordo, stavamo per compiere 17 anni. Speravo che Carrie non incontrasse nessuno fino a quel momento e che poi ci saremmo messi insieme. Ma poi era successa quella cosa! Non potevo parlarle dei miei sentimenti, non avevo il coraggio. Ero troppo timido e avevo paura di rovinare la nostra amicizia. Inoltre lei era innamorata di Chuck. Lui ha iniziato a farle dei regali, la accompagnava a casa e le teneva sempre la mano. Tutti erano senza parole, non pensavano che Chuck potesse comportarsi in quel modo. Le altre ragazze erano incredibilmente invidiose di Carrie. Un giorno in paradiso sono arrivati i primi problemi. Il preside aveva sentito dei pettegolezzi secondo cui sua figlia stava insieme al bullo della scuola. Era furibondo.
Sono passato davanti al suo ufficio e per caso ho sentito la loro conversazione. Non ti permetto di rivolgergli la parola, capito? Qualche secondo dopo, Carrie è uscita di corsa in corridoio, in lacrime. Non mi ha nemmeno visto e mi ha superato. L'ho raggiunta e ho provato a calmarla. Papà mi ha messo in punizione. Ha detto che se continuo a uscire con Chuck, sarò espulsa da scuola. Ho finto di essere triste per lei, anche se in realtà ero felicissimo. Magari se Carrie non avesse visto Chuck così spesso, le sarebbe passata la cotta. Poi mi ha improvvisamente chiesto un favore. Jack, devi aiutarmi a vedere Chuck di nascosto. Non sapevo che cosa dire, volevo rifiutare, ma sarebbe stato strano da parte mia. Carrie avrebbe iniziato a sospettare qualcosa, quindi ho dovuto accettare. Da quel giorno la mia vita è diventata un incubo. Una sera sono andato da Carrie per studiare, o almeno così avevamo detto ai suoi. Quando Carrie era con me, suo padre non si preoccupava. Abbiamo chiuso la porta a chiave e Carrie è scappata dalla finestra per vedere Chuck. Tutto stava andando bene, i suoi genitori non sono passati a controllarla. Ma il pensiero che Carrie era insieme a quell'idiota mi dava troppo fastidio. Ho aspettato un po' e li ho seguiti. Erano seduti al parco, non lontano da casa di Carrie. Carrie, dobbiamo rientrare. Tuo padre ha bussato non so quante volte. Carrie era delusa perché il suo appuntamento era già finito, ma è comunque tornata a casa. Il giorno seguente ha deciso di incontrare Chuck nel cortile della scuola. Il preside continuava a controllarli e Carrie mi ha chiesto di distrarlo. L'ho fermato in corridoio per parlargli e Carrie è sparita senza farsi notare. Ho deciso di rovinargli anche quell'appuntamento. Ciao, ho visto dei teppisti fare dei graffiti sul muro della scuola, in cortile. Hanno scritto qualcosa di brutto, credo sia meglio cancellarli. Il preside si è precipitato in cortile. Speravo che vedesse Chuck e Carrie, ma loro sono riusciti a nascondersi in tempo. Almeno non hanno passato altro tempo insieme. Ero molto orgoglioso di me. Carrie non si è arresa e si è inventata dei nuovi modi per vedere Chuck. Fingevo di aiutarli, ma poi facevo terminare i loro incontri di colpo. Un giorno Carrie mi ha chiesto di aiutarla perché volevano vedersi dopo scuola. Dì a papà che dopo scuola andiamo al cinema. Nel palinsesto c'è un film di fantascienza. Ho mentito al preside e lui ha abboccato. Avrei preferito il contrario. Ma poi mi è venuta un'idea. Quando Carrie se n'è andata, ho parlato così bene di quel film che anche suo padre ha deciso di andare a vederlo. Appena è arrivato al cinema, ha incontrato Carrie e Chuck. Io ero seduto lì vicino e ho visto tutto. Ha fatto una scenata. Chuck non è stato espulso, ma lo hanno costretto ad andare a scuola durante l'estate. Le vacanze erano appena iniziate e il preside voleva che qualcuno lo tenesse sempre d'occhio. Speravo che Carrie si arrendesse, ma la sua determinazione è solo aumentata. Un giorno mi ha chiesto di nuovo una mano. Siamo andati a scuola. Chuck stava studiando in un'aula al piano terra. Le finestre erano abbastanza alte, quindi ho sorretto Carrie per permetterle di parlare con lui. È stato un incubo. Carrie era seduta sulle mie spalle e stava baciando Chuck. Riuscite a immaginarlo? Volevo che il preside li vedesse, ma in quel momento stava pranzando al bar della scuola. Un giorno sono andato a casa di Carrie. Quando mi ha salutato era felicissima. Prova a indovinare. Papà ha detto che i voti di Chuck stanno migliorando. Sta studiando molto e non si sta più comportando da bullo. Se le cose vanno avanti così, papà mi permetterà di frequentarlo. Dannazione! Se fosse successo non avrei mai avuto una possibilità con Carrie. Ho deciso che era arrivato il momento di ricorrere alle misure drastiche. Sicuramente non approverete quello che ho fatto. Alla scuola estiva, insieme a Chuck, c'era una ragazza di nome Sara. Era bellissima, ma stupida. Le ho chiesto di mettere in piedi un teatrino e in cambio io le avrei fatto i compiti. Quando era tutto pronto, ho dato a Chuck un biglietto firmato da Carrie, in cui gli chiedeva di andare nell'aula di fisica. Nel frattempo, io ho incontrato Carrie. Non so come dirtelo, ma Chuck ti sta mentendo. Hai presente Sara, quella ragazza bellissima? Sta uscendo con lei di nascosto. Carrie non mi ha creduto, quindi l'ho accompagnata all'aula di fisica. Quando siamo entrati, Sara ha lanciato le braccia intorno al collo di Chuck e lo ha baciato. Lui non ha avuto il tempo di reagire e di respingerla. Carrie è scoppiata in lacrime ed è corsa via. Il mio piano aveva funzionato. Ha passato tutta la sera a piangere nella sua stanza. Io e i suoi genitori l'abbiamo consolata. Anche io credevo che Chuck stesse migliorando. Non gli permetterò di avvicinarsi a te di nuovo. Nei giorni seguenti non ho lasciato Carrie da sola neanche per un secondo. Chuck la chiamava di continuo, ma lei non voleva parlargli. Mi sembrava un buon momento e un giorno ho parlato a Carrie dei miei sentimenti. Sono innamorato di te da diverso tempo. Avevo paura di rovinare la nostra amicizia, quindi non ti ho mai detto niente. Ti ricordi il nostro accordo? Presto avremo 17 anni. Puoi uscire con me? Carrie mi ha guardato sconvolta. È rimasta zitta per degli interminabili secondi e poi ha accettato. Non riuscivo a crederci. All'inizio stava andando tutto bene. Abbiamo passato un sacco di tempo insieme. Le ho preparato diverse sorprese e ho cercato di farla ridere.
Lei era sempre triste. A un certo punto ho capito che mi mancava come erano le cose tra di noi un tempo, quando insieme ci divertivamo con poco e ridevamo per tutto. Mi sono sentito un completo idiota. Avevo ottenuto ciò che volevo e poi avevo capito che Carrie mi piaceva soltanto come amica. Ma come potevo dirle una cosa simile? Poi un giorno nella casa accanto alla nostra sono arrivati dei nuovi vicini. Insieme a loro c'era una ragazza. Non appena l'ho vista mi sono subito innamorato di lei. Solo in quel momento ho capito di che cosa stava parlando Carrie. L'amore è davvero un sentimento incontrollabile. Con il passare dei giorni soffrivo sempre di più. Non potevo avvicinarmi alla ragazza di cui ero innamorato perché stavo insieme alla mia amica. Le cose dovevano cambiare. Un giorno mi sono fatto coraggio e ho detto a Carrie la verità. Le ho detto che avevo incasinato di proposito la sua relazione con Chuck, lo avevo incastrato con Sara e mi sentivo in colpa. Tengo molto a te, ma solo come amica. Mi dispiace tanto, per tutto. Ovviamente Carrie si è arrabbiata tantissimo e ha detto che non voleva più vedermi. Ho deciso di sistemare le cose. Sono andato da suo padre e ho detto la verità anche a lui. Gli ho spiegato che Chuck era innocente. All'inizio si è arrabbiato, ma poi si è calmato. Fare degli errori è normale. L'importante è accorgersene e ammettere i propri sbagli. Il giorno seguente ho prenotato un tavolo in un locale e ho organizzato una cena romantica. Ho mandato un messaggio a Carrie chiedendole di presentarsi lì. Ho detto che volevo chiederle scusa e che se fosse venuta non se ne sarebbe pentita. Poi, grazie al preside, ho scoperto l'indirizzo di Chuck e sono andato da lui. Abbiamo parlato e sono riuscito a convincerlo ad andare al locale dove avrebbe incontrato Carrie. Me ne sono andato, non volevo interferire. Quella sera lei mi ha richiamato. Sembrava che stesse sorridendo. Avevano fatto pace e finalmente avevano avuto un appuntamento normale. Jack, sei proprio uno stupido. Ma va bene, ti perdono. Il mio umore è migliorato subito. All'improvviso ho visto la mia vicina uscire di casa. Anche io ho fatto lo stesso. Ciao, mi piaci molto, è da tanto che voglio dirtelo. Vuoi uscire con me? Secondo voi mi accetterà? Scrivetelo nei commenti qui sotto.